sono tutti quanti professionisti che io stimo, conosco, ma in questi casi è sempre bene essere sicuri e non sbagliare i nomi. Innanzitutto farei un applauso a Federico Albasso. Dov'è Federico? Federico! Federico Albasso! Andrea! Avete assieme! Gianni! Il chitarrista! Federico! Il batterista! E Rossana, la vocalist d'eccezione! E adesso io vorrei qua, sul palco insieme a me, vorrei dei grandissimi, dei numeri uno della chitarra che avete sentito e avete goduto delle loro performance tutta la sera in questa serata straordinaria, Carlo Andreoli! Grande Carlo, Claudio Liniano, Paolo Pino, Massimo Luca, non c'è, è andato a mangiare, lui se non si nutre non cava, va bene, Luca Stricagnoli, non c'è Luca Stricagnoli, è andato a mangiare. I guitar sketch, ci sono i guitar sketch? Non ci sono neanche loro, sono andati loro a fare la pipì. E Massimo Varini c'è? Non c'è, perfetto. Vabbè, allora, li ringraziamo. Poi vorrei Michele, Carlo Assalini, non so se è qui con noi, Carlo Fio Zanotti e il sindaco Alain Schemer. Sindaco, vieni Fio, venite insieme, eccoli qua. Grazie, devi dire due parole, come ti chiamo? Alain, devi dire due parole? Io vorrei dire solo una cosa, un artista così straordinario merita un applauso straordinario! Grazie. Allora, insieme, possiamo dare un microfono anche a sindaco? E ci abbiamo un microfono perché questa canzone è un onore cantarla insieme a voi. Questa canzone per me rappresenta molto perché è una svolta importante. Il prossimo anno questa canzone compirà 40 anni perché io la cantai a Sanremo per la prima volta nel 1980. Sto preparando uno spettacolo, un evento televisivo sul quale stiamo già allegramente lavorando e che andrà in onda su una rete ammiraglia nazionale italiana, intitolato, uno spettacolo intitolato 40 anni su di noi. Ed è con questa canzone che io voglio, mi raccomando sindaco, tu canta perché sei un grande cantante, lo so che tu canti, ho una vita di quelle vite qua, voglio provare. Voglio una vita che se ne frega, frega, frega.